E ben ritrovati allo speciale approfondimento Gusano News 7, uno speciale approfondimento che tratta i temi di razzismo e fascismo. Lo fa grazie alla presenza di Flavio Costantino, autore di due corposi e approfonditi volumi su questo tema. Flavio Costantino, al quale do nuovamente il benvenuto. Allora, Costantino, nella prima parte abbiamo evidenziato come fino al 1935 il regime fascista non fosse granché interessato, se non in modo molto marginale, al tema razziale e men che mai fosse antisemita. Abbiamo ascoltato anche il discorso di Bari di Mussolini del 1934, in cui stigmatizzava le posizioni in questo senso del regime nazista di Hitler. Lei ha accennato a un cambio di passo che avviene con la conquista dell'Etiopia e prima di approfondire ciò che è avvenuto dal 1935 in poi, andrei a far sentire un altro famoso discorso di Mussolini, quello di Trieste del 1938, in cui veniva annunciata la discriminazione nei confronti degli ebrei. Avvolto da ondate di invocazioni e ovazioni che lo algono da ogni lato, fino al Palazzo del Governo. 150.000 triestini, un cuore solo, raccolti intorno al capo, nella più grande adunata di popolo triestino che la storia ricordi, animano a perdita d'occhio Piazza dell'Unità, in una apoteosi di passione e di fede. In Italia la nostra politica ha determinato negli elementi semiti quella che si può oggi chiamare, si poteva chiamare, una corsa vera e propria all'arrembaggio. Tuttavia, gli ebrei di cittadinanza italiana, i quali abbiano indiscutibili meriti militari o civili nei confronti dell'Italia e del regime, troveranno comprensione e giustizia. Quanto agli altri, si seguirà nei loro confronti una politica di separazione. Alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore, a meno che i semiti d'oltre frontiera e quelli dell'interno e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono, non ci costringono a mutare radicalmente cammino. Nella politica interna il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Allora, Costantino, una bella differenza tra questo discorso del 1938 e quello che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione che era datato 1934 e lei ha evidenziato come lo spartiacque sia stata la guerra d'Etiopia. Ci spieghi meglio in che senso? C'è un colloquio del 1935 che Mussolini fece con un ex ministro socialista francese, anche qui riportato nel primo volume. Disse espressamente a questo ex ministro: guardate, cioè, continuando a comportarvi in questo modo, voi democrazie inglesi e francesi, mi state buttando nelle mani di Hitler e a questo punto non avrò più scelta. In effetti, Mussolini, ancora nel 1935-1936,
come era solito fare, non prendeva mai delle scelte nette in politica, era sempre un po' ambiguo, teneva i due piedi nelle staffe, due staffe diverse. Lo ha sempre fatto, anche quando si schierò poi con Hitler. I rapporti con il nazismo e con Hitler stessi non furono sempre così meravigliosi come si possa pensare. Non a caso l'Italia non entrò in guerra nel 1939, anche con la famosa lista della spesa, come è stata chiamata, cioè un tentativo un po' maldestro, forse da un certo punto di vista, di giustificarsi. Sì, però vanno anche viste le ragioni dell'Italia. Il patto d'acciaio non prevedeva, e nemmeno altri accordi segreti, non prevedevano un attacco della Germania alla Polonia, ad esempio, mentre il patto d'acciaio prevedeva una sorta di difesa reciproca tra Italia e Germania. Si era parlato di un'eventuale guerra, forse da iniziare nel 1943 tra Mussolini e Hitler, se le cose nel frattempo non fossero cambiate, naturalmente, e se Italia e Germania, dopo una serie di richieste, cioè a quelle richieste non fosse stata data una risposta, perché ricordiamo che comunque la Germania era uscita disastrata dalla Prima Guerra Mondiale, da un trattato di Versailles incredibilmente punitivo nei confronti del popolo tedesco. L'Italia invece aveva subito quella cosiddetta vittoria mutilata. Pur vincendo la prima guerra mondiale, all'Italia erano state date le briciole, mentre l'impero tedesco, quello austro-ungarico, era stato tranquillamente spartito tra inglesi, francesi e gli americani, e di conseguenza avevano preso tutto il resto quello che potevano prendere. Così gli accordi preventivi a quel primo conflitto mondiale tra Italia, Francia e Inghilterra saltarono soprattutto per colpa degli americani, e all'Italia appunto fu data semplicemente anche per incapacità dei governi italiani, in buona parte, furono date soltanto le briciole. Quindi Italia e Germania in questo senso erano accomunate, fortemente accomunate, e si ritrovarono alleate anche per questo motivo dal 1936 in poi. Dico dal 1936 in poi perché i primi contatti, dopo quel famoso discorso del 1934, avvennero proprio in quell'anno, tra le polizie italiane e tedesche. Curiosità, anche qui, se l'Italia affatto non era, non aveva, mancavano ancora 2 anni alle leggi razziali, quindi a leggi soprattutto antisemite, quello mi riferisco, perché non erano, ripeto, le leggi razziali un problema a livello internazionale. Il razzismo stava ovunque, inglesi e americani ne facevano a grande uso. Poi si potrebbe parlare anche del caso sovietico, anche quello è molto curioso. La polizia tedesca incominciò a lamentarsi con quella italiana nel 1936, cioè quando effettivamente i rapporti diplomatici iniziarono a migliorare tra Italia e Germania, per il trattamento che si aveva nei confronti degli ebrei potenzialmente criminali, o che erano criminali che andavano arrestati. E qui ci fu il primo contrasto, che però poi portò a una graduale alleanza politica tra i due stati. Sì, quindi il discorso di Trieste è sicuramente una rottura. Va ricordato anche che fu l'unico discorso pubblico che Mussolini fece su questo tema, razzismo e antisemitismo. Lo fece in una città particolare, non ne fece altri perché la sua idea di razzismo non era conforme a quella nazista, ma poi lo dimostrano tanti altri fatti dal 1938 in poi, e ai tanti conflitti che scoppiarono tra italiani e tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale in proposito. Però lo fece questo discorso in una città fortemente simbolica, ecco perché diventa un discorso ancora più pesante in questo caso. Trieste era una città molto nazionalista e anche fascista, e tra i tanti nazionalisti e fascisti c'erano anche tanti ebrei. Quindi sì, fu un colpo sicuramente duro in questo caso. Posso aggiungere per cercare di capire poi quale fu l'andazzo, due relazioni, una del 1940 e una del 1941 della Demorazza, che era l'ufficio all'interno del Ministero dell'Interno, l'unico ufficio che
trattava di razza e razzismo. E il sottosegretario era Buffarini Guidi, il ministro dell'interno era Mussolini, chiaramente, le quali le relazioni denunciavano che cosa? Che gli ebrei, però questo dopo le leggi, quindi 2 anni dopo, e anche qui, da qui si evince il ritardo che il fascismo ebbe nel colpire gli ebrei, soprattutto di non avere una sorta di dottrina, di costruire una dottrina antisemita, perché il fascismo fa il percorso al contrario del nazismo. Il nazismo costruisce una dottrina politica antisemita e va al potere, il fascismo è prima politica. Ragion di Stato, regime, e diventa successivamente antisemita. Ecco, in questa relazione 1940 e l'altra 1941, che cosa si dice? Che si dice che gli ebrei alla fine si erano adeguati al sistema italiano. C'erano tanti ebrei che erano nazionalisti, appunto, che erano arrivati ai livelli alti e della politica e della burocrazia, e che c'erano tante cosiddette coppie miste con figli ebrei, italiani e gli italiani, che quindi anche le leggi razziali andavano applicate con molta, molta cautela. Poi l'andamento della guerra questo non lo permise, ma per vari motivi. Anche qui va contestualizzato, diciamo, la situazione che si affrontava giornalmente da parte degli ebrei e gli italiani andò peggiorando gravemente. Quindi quella guerra colpì nel male tutti quanti, soprattutto poi quando le guerre si perdono. E si perdono in quel modo. E consigliava quindi di adottare le leggi, ma in modo circostanziato, anche se poi questo non avvenne, perché se la burocrazia ha tanti meriti, ha anche tanti difetti. Si sommano alle leggi principali una serie di circolari emesse da tante autorità, piccoli decreti, piccole normative che invece andavano a appesantire le leggi razziali del 38. Quel discorso del 18 settembre 1938 anticipava di qualche giorno quello che fu l'ordinamento razziale, che fu approvato dai primi di novembre di quell'anno stesso. Infine, nella relazione del 41, sostiene che in Italia dei 60.000, anche se 10.000 erano ebrei stranieri, passa al censimento del 1938, 10.000 di quegli ebrei potevano essere, diciamo, inclusi nella società italiana, proprio per questi motivi. Gli altri potevano essere in un modo o in un altro cacciati dall'Italia, come preannuncia in quel discorso Mussolini. Apro una piccolissima parentesi, però. Questo vuol dire che l'ebraismo in Italia si era adattato perfettamente al regime? Non del tutto. E qui si possono fare tanti esempi. Ne faccio uno, potrei farne anche un altro curioso. Prendo però quello del settembre 1937, la dichiarazione dei rabbini d'Italia ai loro correligionari. Settembre 1937, facciamo conto, e qui Renzo De Felice, lo storico Renzo De Felice, ha pienamente ragione: la campagna razziale antisemita iniziò nel 1937, aprile, intorno ad aprile, in primavera, con la pubblicazione di un testo di Paolo Urano, anche lui ex socialista. Tanti del fascismo provenivano da quel settore politico, con la pubblicazione del libro che era Gli ebrei in Italia. Quindi, se già l'antisemitismo stava diventando propaganda, tanto è vero che alla fine dell'anno Mussolini disse a von Ribbentrop, il ministro degli esteri nazista, che l'antisemitismo stava diventando oggetto politico e oggetto anche della propaganda, quella dichiarazione del settembre 1937 da parte dei rabbini d'Italia è un po' inquietante, perché affermava che gli ebrei, o meglio, invitava gli ebrei a non assimilarsi e non correre dietro alla modernità e al loro annientamento, perché gli ebrei, diceva questa dichiarazione, sono storia, sono stirpe, usava delle parole ben precise, e quindi secondo questa direttiva
non si voleva far mischiare quello che era la storia e la stirpe ebraica con il resto. C'era forse una sorta di premonizione da parte della comunità ebraica di quello che sarebbe successo lì a poco. Ma più che Io. premonizione, parlerei di cultura ebraica. Certo. Quando prima ho accennato all'autoghettizzazione, è una sorta di cultura anche esclusiva. Questo Costantino, io la parlare. ringrazio moltissimo, molto interessante tutto quello che ha detto, anzi la invito a ritornare con noi per approfondire ulteriormente questi Volentieri. temi. Grazie e ricordo il suo libro Razzismo e fascismo, di cui è uscito da pochi giorni il secondo volume. Grazie, grazie. E Grazie a te. ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per essere stati con noi e ora buona prosecuzione con gli altri programmi di Cusano News 7.